Gavarotti and Friends, che spettacolo! Questo gruppo è bellissimo. Intanto, benvenuti agli ultimi che mi hanno Gli ultimi, nel senso, gli ultimi che sono entrati. quindi tanto so che vengono approvati insomma, i nuovi ingressi, e quindi insomma, c'è sempre un saluto. Bravi, eh? perché qua insomma, non solo. Si, no, non so, si imparano, non so se si imparano delle cose, ma sicuramente parliamo di cose, di cose belle, vere, divertenti. Magari c'è qualche spunto per riflettere sulla comunicazione, visto che ormai c'è questa voglia di trasferire agli altri la possibilità di comunicare serenamente, sticazzi, no? Un po' sticazzi, un po' adesso volevo farvi vedere un braccialetto che indosso un po' da qualche tempo, è vero, che non sembra, ma è un gadget che dà una mano. E, fa sorridere, leggerezza, no? Quindi la possibilità di comunicare con serenità, manifestando chi siamo, ma perché, quale motivo dobbiamo manifestare che non siamo noi e appagare magari le aspettative di quelli che eh, così abbiamo di fronte, quindi per renderli felici noi cerchiamo di ma no, è molto più facile essere veri o oh ali come si sono scatenati ciao 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 <ride> oh ma c'è anche francesco donini ma questo è meraviglioso uh, buonasera buonasera a tutti ragazzi allora non vedevo l'ora di mh, riuscire a intervistare questa amica del cuore, perché è vero che è gnocca, è un'attrice straordinaria, ne ha fatte di tutti i colori, a livello di cinema, teatro, de, de, de fiction, le cose, ha fatto un sacco di cose, adesso poi ce lo racconta lei. E, e non vedevo l'ora perché lei non è proprio una persona che si fa intervistare volentieri, ma, ma, ma non a me, ma non con me, che abbiamo diviso delle, delle risate infinite per tanto tempo. E, e, e insomma abbiamo mangiato insieme, dormito insieme, detto un sacco di cagate insieme e vissuto delle emozioni, dai, belle, 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 belle. E allora ve la presento subito, una donna non solo gnocca, ma piena di neuroni, che non sempre fa scopa. Mm. Signori Vittoria Belvedere, la Olona, la Ola proprio. Mm. <ride> Mi sto ammazzando dalle risate, oddio Perché? che ricordi, è vero abbiamo... Buonasera a tutti, ciao, scusatemi. Scusate. È vero, abbiamo anche dormito insieme. Insomma... Di tutti i colori ne abbiamo fatte, non ce ne manca una. No, no. <ride> Un bei momenti, è vero. Un bei momenti, in giro per l'Italia. Un giro per l'Italia, sì. Con grande giocatrice di Burraco. Perché... Ah, no! Ma no, l'avevo detta, l'aggiungo. Grande giocatrice di Burraco. Culo, mm. è tanto culo, eh. O mi vuol dire ah, che sai no. giocare, come dice mio fratello. Ciao Silvia. Amore, finalmente ti rivedo in Italia. Viva, è vero, Attiva. perché siamo stati anche fuori. Esatto, è ti vero. sei fatto anche tu il covid, perché farsi mancare il covid? Perché la porta era aperta a casa mia, perché, non fa... <ride> perché lasciarlo fuori? Tutta Italia purtroppo è stata contagiata da questo maledetto Covid e allora abbiamo detto: Vieni a Natale, era fuori Puerino. So a Natale l'avete invitato, a eh? A Natale, sì, tesoro. Una settimana prima del Natale, tutti in galera praticamente. Oh, che spettacolo, che spettacolo! E quindi vabbè, erano... ma però passata abbastanza, insomma, leggera, nessuno con leggerezza Sì, fortunatamente a casa nostra è entrata, ma con leggerezza, un grande raffreddore, grandi mal di testa, dolori insomma muscolari. E Tanto catarro forse perché sono una fumatrice. Non lo so. Però, Amore insomma, non più lo eri? No, no, beh, sì, una vera fumatrice lo so. Fumi e le caramelle a io... pianta la lì. lì C'è cioè, <ride> finta <fonte della ride> quella Sei lì. Idiosa, come, come sempre, laicos. <ride> Grande Vittoria, mi piaci molto, stupenda! Insomma, una serie di buonasera, Vittoria, certo, buon anno a tutti, grazie. Senti, io so che prima di cominciare tu volevi salutare un tuo amico. Certo, un carissimo eh, amico. Eh. Un carissimo amico. Eh. Francesco. Eh. Carta da forno. Esatto, esatto. <ride> Francesco, carta da forno. Mi odierà. Tu scrivi mi adesso. È stata Silvia, eh, caro Francesco, ovviamente, che mi ha suggerito questo. Eh, vabbè, certo. Sono ben felice eh. di, di, di salutarti Beh, personalmente e spero di conoscerti presto. Ma sport. certo, sì. senza dubbio, poi noi eh, lo vediamo mm. spesso e questo glielo ricorderemo nel tempo. Sì. <ride> A riso parecchio. Eh lo dovevo eh. anche perché lui fa finta di fidanzarsi poi con tutte le nostre corsiste, no, dentro il, il corso, tutto ormai, questa grande famiglia che si è creata, siamo tanti. E allora Quando ogni anno, eh, sto malissimo carta forno va bene. E, e quindi tutti dicono: Vabbè, insomma, vittoria Belvedere vedere va bene, però hai detto che eri fidanzato con me. E lui: ma no, ma non siate gelose! <ride> <ride> che Va sì, bene, vabbè. senti tu ti definisci timida o una libera? Sti cazzi, <ride> io sono timidissima, deficiente. <ride> Scusatela, eh. anzi, scusatemi, ma voi non mi conoscete. Io non sono cattiva, è che mi disegnano così. Mi disegnano disegno, io così. Vorrei, vorrei sotterrarmi ogni volta che devo fare un'intervista, ogni volta che devo stare su un palcoscenico, esatto, eh. giusto appunto perché l'argomento ha a che fare, no? Che, di che stiamo parlando? Fran eh, sì, Francesco. Eh, è entrato, Francesco è entrato no, in me. Allora. Sì, no? di comunicazione, del problema di dimostrare di o la paura di, di, di mettersi in mostra le proprie fragilità. Ecco, io ancora oggi mi chiedo perché faccio quello che faccio, cioè ovvero l'attrice se, 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 se sono quello. Beh. No, insomma. Non sto scherzando, dovrei, dovrei alzare ovviamente il livello di autostima, no? Perché vengo chiamata in causa per questo, <ride> no, <ride> ma non, non sono la persona più adatta. Ma non è vero adesso. Il discorso è che tu, che sei abituata comunque a lavorare con le emozioni, perché facendo l'attrice, che cosa si fa? Si deve dire la verità in qualche maniera, no? Beh, sì, tirare fuori tutte le emozioni che uno si tiene dentro e. Ed è, ed è un bel lavoro, indipendentemente dal fatto che io sia, sia un'attrice o faccia l'attrice. Eh, forse ho, ho deciso di, di farlo proprio perché hai l'opportunità di essere quello che non sei, hai l'opportunità di dire quello che non vuoi dire o non puoi dire. Non riusciresti eh, a dire. Non riusciresti a dire quindi insomma. Eh, è, bello, è bello per quello, ma indipendentemente dal, dal farlo o dall'essere eh, un attore in questione, eh, bisogna comunque avere eh, le palle, i maroni, gli attributi, mh, indipendentemente da chi si è, eh, di, di, di dimostrarlo e di, di far vedere alla gente che le emozioni insomma, sono, sono nostre, ma allo stesso tempo... Il tirarle fuori è un segno di, di, di umiltà, di, anche se si è fragili, si, si, si mostra eh, le proprie paure, però insomma è, è sempre positivo mh, far vedere chi, chi si è veramente. Eh sì. io, io ho sempre avuto paura invece di tirarle fuori le mie emozioni, ma eh, grazie al mio lavoro ho capito invece che, che sono un pilastro per, per, per la nostra autostima. invece eh, che più si esternano e più comunque si, si acquisisce forza, no? Si acquisisce forza e poi <ride> abbiamo anche la possibilità di essere scelti, cioè più gli altri capiscono chi siamo, davvero e più si ha la possibilità di interagire e magari essere coinvolti ma anche solo invitati alle feste alle cene non so come dire cioè, la verità è ma che magari al mondo. dopo che hanno capito chi sei non ti invitano ma sti grazie però esatto. cioè, io sono così cioè, evidentemente se non vorrai avermi alla tua festa vuol dire che io e te non siamo compatibili e non potremo mai essere amici ma va bene lo stesso sono felice certo. che di, non, di non stare con te ecco perché mi, mi merito di più forse tac ragazzi eh, il giudizio eh. forse ci spaventa all'essere giudicati. Io purtroppo non vedo i nomi, ma eh, fermatevi se volete che io capisca chi scrive, mm. perché siamo su, su una piattaforma dove io non riesco a vedere i nomi. E, mh, Vittoria, bravissima attrice, che stimo molto. Eh, grazie di essere qui ti dicono molto bene grazie grazie, grazie a grazie. voi ah, Grazie, sono sei mesi che gli dico grazie vittoria se giù da porco facciamo questa cazzo di intervista grazie vittoria grazie di essere qui e poi alla fine l'abbiamo beccata poi vabbè patatina adesso ho avuto anche il covid adesso vabbè covid te lo sei magnato te il covid <ride> il sì, sì. non hai tempo per il covid allora tu intanto nasci e in Calabria con l'H si parla con l'H lì eh, è aspirato sì. aspirato un po' con Asperato. le frasi eh, molto bene e gnocca come eri tu, a te piaceva l'idea di poter fare qualcosa nel mondo dello spettacolo però eri giovane gnocca giovane gnocca gnocca con i neuroni casino quindi hai, sei entrata nel mondo della moda. Eh, della moda moda Perché ero gnocca, come dicevi tu, o comunque io non ho mai capito quanto fossi gnocca. In realtà, un po' la mia, ehm, la mia carriera è nata su, si è basata sul proviamo, vediamo come va perché non ho mai creduto nelle mie capacità, nella mia bellezza, cioè lo dicevano gli altri, però non è che mi guardavo allo specchio e dicevo Ammazza quanto sono gnocca, no, eh, mai detto sì. e mai pensato, Ti credo. quindi ho fatto dei provini, sono stata presa in un'agenzia di moda e lì è iniziata un po' la mia carriera da modella, poi purtroppo aspiravo alle grandi passerelle, quindi a delle sfilate, ma mi mancava l'altezza non si può avere tutto dalla vita Mi mancava ma l'altezza? no che pure l'altezza volevi no? no ma scusa perché tu sei molto alta amore. io ho anche dei tuoi, mm. tuoi abiti dei, delle cose che sono lunghe a me che come hai dovuto accorciare ovviamente eh? che hai dovuto accorciare ovviamente no le ho tenute così perché non si sa mai della vita potrei sempre dimagrire e, e magari esatto No, tu sei una alta quindi dovevi essere più alta per quelle grandi passerelle io sono 1,72 e per eh. poter sfilare su una passerella bisogna essere alti 1,75 minimo Azzo. quindi ho fatto la fotomodella e poi sono approdata a Roma mh, con, per un servizio fotografico da lì ho conosciuto la mia agente che mi ha detto ma ti va che dici ho detto ma sì, va proviamo se questo insomma aiuta ad incrementare il, il conto in banca o comunque a sostenermi economicamente perché no e da cosa nasce cosa? Quindi è nato tutto per gioco, tutto molto, in modo molto semplice, incredula. E alla fine, poi, però, ho incontrato sul mio percorso ovviamente dei registi importanti dove non, 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 la bellezza non, non, non era più sufficiente, bisognava dimostrare dell'altro. Quindi mi sono rimboccata le mani, ho studiato, e insomma, da lì è partita un po' la mia. Vorrei sfatare, esatto, vorrei sfatare il fatto che se una gnocca gliela chiedono a tutti i costi, uno è obbligato a dargliela, te l'hanno chiesta a te nella carriera? Sì, certo, però non l'ho data. Ah. <ride> uno può chiedere, no? Chiedere è lecito, giusto. <ride> sì, sì, no, con uh, due persone, uno in modo, uh, un produttore e un regista, il produttore me l'ha chiesto in modo discreto, insomma, con vari raggiri e preamboli, dicendomi che a Roma, essendo io milanese, ci voleva qualcuno che mi aiutasse, che mi cercasse eh. una casa, che economicamente mi sostenesse. Eh? E che quindi dovevo potevo comunque continuare ad avere il mio fidanzato su al nord, ma che lì a Roma c'era lui che, che, che meraviglia! Pensato. Protezione, pro, ti, ti offriva protezione, e io l'ho ringraziato carinamente. Fortunatamente mi ha fatto questo discorso che ero in partenza, gli ho detto: grazie, quando ritornerò, ti chiamerò subito così. Ma mh, non lo so. insomma, L'altro invece è un regista, no? Adesso stiamo andando mh, oltre. L'altro è un regista, e invece quello senza proprio peli sulla lingua mi si è catapultato addosso. Ma solo che il, il problema è che era alto due metri e pesava 200 kg. Quindi ho detto: Ok, ci siamo, è arrivata <ride> la mia ora. Cazzo. Mi sono cagata sotto quella, quella sera. Io, tra parentesi, avevo un provino il giorno dopo con lui. E, e, e niente, mi sono non so come, gli ho detto: scusami, scusami, scusami mi sono riuscita a, a scansarlo. Gli ho detto: forse ti ho fatto capire involontariamente qualcosa che non volevo, perdonami, ho sbagliato. Quindi sono stata io a, ad accusarmi: insomma, di averlo no? uh, portato a fare quel gesto quel gesto. E dopodiché, il giorno dopo mi ha chiamato la mia gente dicendomi: Guarda, ha detto che le battute le impari direttamente lì al momento quando farai il provino, ah, Io gli ho stralci. raccontato l'accaduto alla mia gente, che poi era una donna e che mi ha fatto da seconda madre. E gli ho detto: quindi gli puoi anche dire che le battute le può dare a qualcun altro, perché a me il provino non, non me, del provino non me ne frega niente, non ci andrò. E eh certo. Non l'ho fatto, ma va eh, bene esatto, così. Hai, insomma, hai fatto 100 è fiction e molto altro senza quello. Il pezzo di sì. merda. Eh, allora c'è una domanda che ti fa Daniela e ti dice: eh, come gestisci le tue fragilità, in particolare se vieni ferita? Vabbè, Poi mi sta dicendo che sono brava e simpatica. No, brave e simpatica. Ah, scusa, ho letto male. Era il plurale. Allora, come gestisco le mie fragilità? Il mio lavoro parte mh, mi ha aiutato molto, mi ha aiutato a tirarle fuori. Io sono una calabrese, sono introversa, sono timida, sono spesso chiusa. Eh, devo dire che oltre al mio lavoro ho anche accanto un marito che mh, mi ha aiutato a esternare le mie fragilità, quindi eh, co come lo faccio? Lo faccio, le tiro fuori, cerco di non di non aver paura di e, e, sia di parlare che di, 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 di insomma le, non le, te le ne hai sono... fatto più niente del giudizio. Sei arrivato ad un certo punto in cui hai detto hai detto anche tu la frase fadetica: ma sti cazzi, sì, brava, sì, alla fine poi impari quello. No? Hai paura di essere giudicata, hai paura di essere sbagliata. Di, di non essere all'altezza all'altezza, sì, no. Poi, insomma, io arrivo anche da una famiglia umile, calabrese, quindi le mie origini eh, per un attimo mi hanno, ho, ho sempre pensato ignorantemente che mh, tipo ce le avessi a mo' di lampadina. No? Sono calabrese, sono eh, ignorante, non ho studiato. E poi alla fine ho detto: Ma io sono, quello, io sono così, cioè no, ma chi se ne frega va bene, non ho studiato, ma comunque non sono stata sotto i ponti, ho iniziato a lavorare. Cioè, comunque, pur facendo la modella io tornavo a casa e portavo i soldi ai miei genitori perché lo stipendio non era tanto, cioè eh, ho, ho aiutato la mia famiglia e quindi. Mh, orgogliosa di quello, tutto il resto poi mi è scivolato addosso, certo, eh, più cresci e più impari, più ti fortificano le esperienze, no? Certo. All'inizio sei molto fragile, ma perché magari ha anche a che fare con l'età che sei giovane, inesperta, non sai come come gestirle, no? Però poi man mano che cresci capisci che insomma mh, tu sei tu e gli altri non sono nessuno. Alla fine io ho accettato... <ride> proprio il di... modello Marchese del Grillo. Sì, sì. E voi siete vero. in cazzo. E voi non siete in cazzo. Inteso come io sono io e nessuno ha io più valore. Io sono in me. io e a me non me ne frega niente di, cosa, di quello che pensi di me, capito? Esatto. Se ti piace o non ti piaccio, se sono simpatica, antipatica. Mm -hmm. Io so come sono, io mi piaccio quindi se a te sto sul cazzo mi spiace. mi spiace non è un problema mio, diciamo non di è un problema mio. basta ecco sì ho mio. Questa, questa cosa qua ti viene mai in mente che cosa hai provato quando hai presentato Sanremo cos'era 2009, cos'era 2002, 4 non so, tu hai presentato Sanremo insieme alla Guaccero con Pippo Baudo no e San... ti correggo non era la Guaccero, era Mora ma era Manuela Arcuri la Arcuri? Manuel. L'Arcuri? Sì. Ah, sì, l'Arcuri. Sì. Eh beh, insomma. E... <ride> L'Arcuri... L'Arcuri e allora eravate due fighe pazzesche di fianco al io avevo grande Baudo. Detto no a Pippo Baudo, eh. Ecco, eh? tanto per, per parlare di autostima, io avevo detto no a Pippo Baudo, quando mi chiamò in ufficio per chiedermi e parlarmi di, di Sanremo, che mi avrebbe voluto al suo fianco come co-conduttrice, come la, eh, la bionda della situazione, eh, io... Presa da un attacco di panico, ansia, paure, e eh, gli dissi: Guarda, no, Pippo, ti sbagli, non, non sono io, non potrò essere io. No? Non, sono, certo. non, ho, non ho idea né di dove si, da che parte si inizia né da, da che parte si finisce, cioè proprio. No, non sono mai, poi non avevo ancora nemmeno fatto teatro, quindi non avevo mai avuto un contatto con il pubblico. Quindi per me era proprio. Badre. Il palco di Sanremo è stato da infarto, ti hanno da coronaria. Mm. Sì, brava, eh, ma io dichiarai in un'intervista proprio che avevo le ansie, gli attacchi di panico eh, e che prendevo la Valeriana perché l'analista la, di mio marito di quel tempo, oggi ha risolto i suoi problemi e quindi non va più dall'analista. Gli consigliò: di, visto che non avevo mai preso insomma, dei farmaci per, per Beh, tranquillizzarmi, certo. mi diede la Valeriana Disper. Di e io ricordo di averlo detto a un'intervista e mi arrivarono due scatoloni a casa, perché ovviamente no sei sul palco più importante d'Italia, nel periodo e nel programma televisivo più importante d'Italia. Eh, seguito in tutto il mondo, eh, l'intervista praticamente è evidentemente arrivata alla casa farmaceutica <ride> che ha pensato bene <ride> di farmi un rifornimento è vita bello. natural durante. Sì, poi vabbè acqua fresca adesso, no, voglio dire per uno stato di stress così no, l'idea di… Sicuramente ha fatto un effetto, effetto placebo, placebo no? sì certo, ma quindi… E ci voleva il Valium… Eh, cioè, sì ma anche eh, insomma, io e te abbiamo fatto anche eh, tale quale show e, e altro che Valium, ho, pre ho preso lo Xanax ma ah, sì ce l'avevi nel camerino mi facevate cagare io giravo tutti i camerini c'erano tutti questi di tale quale con chi lo Xanax chi no, Len che cazzo succede no te non lo prendevi ce l'avevi lì perché era il vezzo no, cazzo, che io l'ho preso, preso Silvia ma mi mi il respiro si fermava qui non saliva. Dai, che bello. Eh, Dai, però per la sì. cosa bella è che in queste sfide che tu hai accettato di. però poi te... alla fine grande paura, grande emozione, grande incertezza, grandi dubbi ti assalgono, no? Eh, però poi alla fine mi sono divertita perché, eh, perché poi il pubblico si è reso conto di chi ero, no? cioè nel senso ero comunque una che eh, avevano capito che avevo paura di stare lì, ma comunque è stata al suo posto, comunque non è mai uscita eh, fuori da, dalle linee. Non lo so, insomma mi è piaciuto, mi sono divertita grazie anche a Pippo Baudo che è stato un signore perché mi ha veramente accompagnato per tutte le serate. Ho avuto comunque accanto delle persone come poi spesso non so se ha a che fare con la fortuna o se invece insomma è perché ti reputano una persona tranquilla, semplice, io non sono la nemica delle donne, no? Io sono l'amica delle donne, quindi accanto a me ho sempre avuto la fortuna di, avere del, di circondarmi di persone anche sul lavoro belle, positive. Eh, ma amore, e... tante volte li trasformiamo noi, eh. C'è chi parte un pochino più in pappagallito ed entra un pochino più in competizione perché è un insicuro, nel momento in cui vede che dall'altra parte c'è una patatina che fa il suo, che ha il piacere, tu hai grande rispetto per i tecnici, sei amica sempre di tutti i fonici, ti vai a cena con loro, e cazzo, cioè quando è disarmante, cioè quello che fai tu e quello che fanno i grandi, che non hanno bisogno di gridare che sono grandi, ma non ostentano, loro semplicemente sono e te io che ti conosco bene, amore, che sei una sorellona vera, <ride> dove abbiamo condiviso lacrime, perché ogni tanto mi avevi anche dei momenti una di una analisi. <ride> Sì, Mi sì, facevi sì. da cocci quando partivano dei cazzi eh, che ogni tanto invece di le fa lezioni dicevo scusa un attimo, guarda, hai <ride> una faccia, lascia stare, giornate di merda. Te <ride> le ricordo e... tutte, cara Silvia. Amore, amore, quindi come si fa, come si fa. Allora, ti, ovviamente è timidissima e bellissima, scrive mh, qualcuno perché non quindi, riesco a... Quindi lo avvertono che sono timida. Beh l'hai dichiarato amore, non so, ma si sai. vede che è timida, si vede che lei e che Vittoria è timida, ma secondo me è una cosa che te senti, cioè lo sai di te, lo sai di te, vogliamo sì, sentire se loro ti vedono timida, perché giri continuamente quel cazzo di anello, uno dice che cazzo c'ha in mano, è eh, <ride> l'anello, lo fa sempre. <ride> No, nessuno dice che sei timida, quindi sono, è un impappagallimento tuo personale. Quindi sì, no, no, è, se, è sempre fa parte delle emozioni, no? Ma anche perché il percepito degli altri, non è detto che sia il nostro percepito. No, certo, cioè, ma sono felice, io muoio dentro, sto sudando, tra un po' andrò a cambiare il maglione perché è zucco. Cazzo, capito? Tutta no, precisa. La, la precisa, sempre molto elegante, un sudore che non macchia. Sono addestrato. <ride> allora scrivono una cosa bellissima allora aspetta che vado a be beccarla di nuovo perché era bella hai ah, una grande umanità che bello proprio una di noi grazie mi fa Chi piacere è? Chi è Fabio? Stefania Forte, grazie per questa bella intervista Silvia, è veramente una bella persona Vittoria, al di là del ruolo che ricopre e tanta roba, no ma che timida, forse è riservata, dice. Sì, Visto? anche, infatti sì. Io non sono la prezzemolina della situazione, non amo, non amo le feste, non amo presenziare. No, se sei una da la pigiama sessione. con gli orti, è una certa e via andare a dormire. Eh, sì, sì. <ride> Ma io Senti. sto bene a casa mia, la mia famiglia, io sto bene nel, nel mio nido, capito? No, eh? parliamo, allora, adesso hai toccato la famiglia, parliamo del fatto che tuo marito, molto fico tra l'altro, a un certo punto ti ha detto, tu avevi già due figli al mondo. Sì, Sai certo. Come vado, te... eh? Sai <ride> dove vado, eh? dai, dai, Allora, dai, dai. si vede che, che Vittoria è sincera, hanno detto. Questo è mare. un po allora a un certo punto tuo marito tu gli hai detto parto ho accettato un film <ride> sì. giù da Porco Kenya no, cazzo? Puerto Rico, a, Puerto a Puerto Rico a Porto Rico amore ti amo tieni i bambini un momento vengo subito perché vado a girare questo film quattro settimane eh? de più de più mm, de sì, più due, era... mesi, due, mesi. Eh. due mesi due mesi due mesi perché erano tre puntate due mesi certo quindi un pochino di più e lui ha detto Certo amore, come ti ha detto Masco, dimmela, dimmela bene, che è stata bella quella lì, perché anche lui quando ha promesso ha mantenuto. Sì, cosa ti ha detto lui? Mi, ha detto, mi ha detto, beh uh, va bene, ok, siccome era, era parecchio che, che voleva il terzo figlio e io rimandavo eh, con scuse banalissime, tipo stasera c'ho un mal di testa. <ride> una roba triste eh. Eh, mi ha detto gli, gli ho detto sì no mi ha detto ok va bene vai ti lascio andare però ti lascio ti, andare ti lascio andare come se capito stessi con <ride> la corda al collo eh, però mi dai il terzo figlio ma eh, certo amore che problema c'è ma sì fammi fare ste cazzo di valigie poi ne parliamo beh dopo un mese è venuto giù e io che sono un cecchino okay, un orologio svizzero eh, lui è il cecchino io sono l'orologio svizzero <ride> <ride> e, quindi ho il ciclo ogni 28 giorni perfetto, preciso sappiamo anche questo della Belvedere pensate che interviste non avevo visto lì... forse eh? <ride> no che... no, adesso ormai la sappiamo quando uno parla dice guarda io ho il ciclo come la Belvedere quando si parla anche di <ride> vite. Beh, insomma, Morale è venuto e ovviamente no, dopo un mese... Cambia verbo, cambia verbo. Morale ti ha raggiunto... Ma non è che dici abbiamo fatto due, tre, qua. No, una. Sì. Il tempo una settimana, lui partiva, è venuto dopo un mese, doveva stare due settimane. Ti ha raggiunto. La settimana diciamo. dopo, ok... Non la raccoglie quella del... Eh. cominciavo ad avere dei, dei, dei strani sintomi, vado a fare il test ed ero incinta. E lui era già partito con le valigie? Lui no, stava per partire. Poi, siccome ho iniziato ad avere le, le nausee, vomitavo. Stavo male, allora sono entrata anche lì in ansia. Panico. Eh. Eh sì, perché eh, stavi girando, ecco. Sì, e poi insomma, era, era una serie televisiva dove non so, era tipo una sorta di Charlie's Angels, eh, quindi una... poliziotta che corre, botte da ordine. Eh. Si è fermato. È stato con me un altro mese, però quindi alla fine. Cioè io ah, quando promette e mantiene detto fatto proprio. Così. lui però ti ha appoggiato sempre no? nel tuo lavoro lui è stato una, una grande forza, una grande spalla mi ha sempre aiutato, mi ha sempre sostenuto non, non mi ha mai messo il bastone fra le ruote, anzi i primi anni, quando lavoravo moltissimo, lui era il mammo della situazione, io ero il papà, quello che andava fuori la mattina a lavorare tornava a casa la sera. Beh, lui aveva no. una professione che si poteva permettere comunque di gestirsela un po' come voleva. Esattamente, lui no, con eh. questo appunto, Silvia dice, eh, lui faceva l'esercente, quindi si occupava di famiglia, dei cinema che aveva, gestiva i bar di questi cinema e quindi... Poteva tranquillamente stare anche a casa, però, avendo poi avuto una famiglia non molto presente e quindi un'infanzia poco felice, ha è è riversato tutto l'amore che gli è mancato su, sul primo figlio, poi sul secondo. Beh, comunque, insomma, l'ha desiderata e ci è riuscito. È da, da una persona talmente intelligente che sapeva che se, se mi avesse messo le, il bastone fra le ruote mi avrebbe perso. No? Certo. Beh, ogni tanto c'è sempre un check, no? In una storia che dura tanti anni, dove ci sono dei check, no? Che si fanno, che saranno sempre ignoti, cazzo, vai a i film. No, ma poi. certo, ma non è tutto sempre rosa e fiori, no? Nel senso che come in tutti eh. i rapporti ci sono momenti di up and down, però lui è sempre stato quello che ha richiamato all'ordine un po' tutti, tutto, quello che... Ma furio, eh? O fuori serie, cioè, bufura, <ride> e lui è soprannominato eh. furio Hai detto, beh, lo sai però insomma <ride> è stato lui che nei momenti di difficoltà anche eh, io anche sul fatto di parlare di tirare fuori i propri no, mh, problemi dubbi eh, lui mi ha aiutato molto cioè me li ha Tirate faticosamente, da che ero timida, introversa e quindi molto chiusa, che oggi insomma se lo devo mandare a cagare, lo mando a cagare, poi certo. si risolvono i problemi. Poi ne parliamo. Ma prima certo. Magari <ride> non, non rispondevo, non, non gli davo proprio soddisfazione, ecco, mi chiudevo a riccio e, e dicevo, vabbè, tanto prima o poi si risolverà, e invece no, non si risolve. La cosa più ridicola che hai vissuto proprio il disagio che, proprio pensandoci negli anni ancora, ti viene la pelle d'oca da ridere perché è una cosa che avresti evitato volentieri di vivere, ridicola roba no, che ma che cazzo ne so, non lo so. Scusate, non lo so, ma che domande mi fai? Scusami, eh. ma no, so, no, fai un certo nella memoria, non so. Sono rimasta inutile. Non, eh? non c'è nella lista, non nella, nella lista. lista Sì, col non cazzo. Non te lo <ride> la lista. Allora, la cosa più ridicola <ride> Eh, non lo so. Va bene, dai, allora parole. te la racconto io. Perché? perché? Ah, perché? Ah, perché? ma dopo no, ridicola nel senso, una cosa che ti ha fatto ridere, divertire, che ti ha messo, no, non lo so. Mai far lady, tu hai accettato di fare due musical. Cazzo, sì, da incosciente <ride> perché io ho tutte le cose che ho accettato di fare da incosciente, <ride> però sono state delle sfide, mi sono voluta mettere alla prova. E ci sono riuscita, magari prendendo, rischiando anche di prendere delle belle batoste, però sì, beh, grazie a te, eh, perché voglio dire, forse se non ti avessi conosciuto mi avrebbero massacrato, mh, avrebbero Vabbè. scritto le peggio cose. No, ma i Far Lady erano un'altra ruolo... un insegnante di canto ai tempi che furono, forse non te la ricordi nemmeno tu? Dopo due lezioni me ne sono andata, ho detto che. Ma come voli... no? Oh, sì, sì, Pan. <ride> te la ricordi? Yes, sì, yes, of course non si fanno handi. nomi non si fanno nomi Manni Miglio si chiama <ride> cogliona che sei quanto sei stupida <ride> Daniel e, e quindi va bene sì perché ma anch'io quante insegnanti ho bene. cambiato oh, Pippi tante eh? eh. io quante insegnanti ho cambiato nella vita un sacco perché da uno prendi una cosa da un altro ne prendi un'altra e via andare. stop andiamo avanti e <ride> Ah. Il Mai Far Lady tu facevi, io non so, ragazzi, vi ricordate la trama di Mai Far Lady, di questa che parla tutto in un modo strano? E lei aveva la Fioraia, creato, no? Eh? La, fioraia, la, fioraia, la Fioraia, la Fioraia che, che parla tutto così, che, eh? che da parlare tutto sguaiato, così con degli accenti pazzeschi, poi diventa. Assolutamente regale, con un'edizione perfetta perché Higgins la fa studiare. Non vi perdete, chi non ha visto mai far lady, compito per queste Guardate, vacanze. Sì, guardi, sì, assolutamente è, una è bellissima bella. storia, è una cosa di una bellezza. E tu facevi un personaggio che era esilarante, perché poi mettevi le pietre in bocca, per lui ti faceva fare tutti gli esercizi di logopedia. Ti ricordi? Sì, ma voglio capire qual è, visto che stai raccontando il mio momento più divertito. Non lo so, ti stavo stimolando a pensare se c'era qualcosa, ah, qualcosa che ti ricordava, qualcosa che ti era divertente, No, nothing more, niente. Vabbè, una cosa, non so, sei caduta sfilando mentre facevi l'indossatrice, che cazzo ne so! Ma no, ma vabbè, visto che hai citato Myfer Lady. Eh. Ma no, ok, Mafar Lady no, per dire perché stava la lampadina. Un neurone ogni tanto ce l'ho e si è No, Non so, sei mai caduta sfilando? No, no, non ti è no, Volevo capi. raccontare di My Fair Lady, Volevo raccontare di Meyer Ledin. Vai quando ho eh, lanciato a un certo punto, no, um, però o, o la racconti tutta la storia, Eh certo, vai. No, a un certo punto con il professor Higgin, perché poi sul finire della storia si, si innamorano, nasce una sorta di così, no? Storia d'amore. Però lui che è Burbero non si dichiara fino all'ultimo. Quindi lei presa dalla rabbia, perché capisce che lui comunque non gli vuole dire che ha perso. Lui era Luca testa. Ward, eh, ragazzi! Luca Ward. Luga Ward. quindi lei prende, presa dalla rabbia e gli lancia la ciabatta ora questa scena qua della ciabatta noi l'abbiamo fatto un miliardo di volte tra prove, vari debutti, varie serate in teatri eh. beh, quella sera mi sembra che eravamo in Sicilia io l'ho preso qua esatto io l'ho centrato in pieno è Luca che non si scompone Luca che non si scompone è brava, hai detto bene che no è tutto d'un pezzo io ho incominciato così a no, ridere lì sì. a quel punto dovevo andarmene ma no. non ce l'ho fatta perché sono scoppiata a ridere lui dietro di me e il pubblico a loro volta è stata una scena es esilarante perché Luca è figo, anche... è anche rappresentativo gli è arrivata stacciabatta in fronte stum sì lui è rimasto, come dici tu, spappagallito, no? Non se l'aspettava. <ride> Quando ha visto che sono crollata, perché poi lì bisognava, era una, una, una scena drammatica, insomma, dove, dove io dovevo prendere, andarmene, piangendo così. Eh? <ride> e tu, È così. È sufficiente E non mi era mai capitato prima. Quindi ci siamo fermati tipo per dieci minuti, ma veramente lo spettacolo <ride> si è fermato. Non lo potevi di... più fare, non lo potevi più guardare. Si pari, o oh, oh, basta, lo spettacolo. Sì, Signori, è finita così. Molto e, bene. bene. Quello, insomma, è, quella è stata una, una serata. No, eh, vabbè, serata, che è che è che è che sono state altre mille, non che io non, non, non ce le abbia, non me le ricordo così. Dablée. Damblée, adesso poi dopo tanto te ne faccio una la settimana di intervista, quindi man mano ti devo fritì tutto. No, mi ho impiegato sei mesi per fare questa. Senti, eh, io come ti ho raccontato che tante persone si iscrivono no, nel, nel mio corso, nei nostri corsi perché vogliono imparare a dire la verità e, e spesso eh, quando fanno i video, no, perché magari hanno delle, delle competenze, una storia propria, una grande passione per la loro pro professione, si, oggi più di ieri eh, il covid ci ha buttato avanti i dieci anni e quindi il video online. online è il modo giusto per far vedere che sei al mondo, che hai delle competenze. Assolutamente sì, quindi che cosa accade? Che spesso ci sono persone che stanno sul palco serenamente, parlano in pubblico e poi Arrivano da noi oppure mi, mi raccontano nelle call che, che facciamo e mi dicono: però non mi mettere davanti una telecamera. Davanti alla telecamera, io non ce la faccio, non, non mi ricordo un cazzo, mi guardo, sembro una mia, mia vicina di casa, una che non conosco, perché tutte le volte che mi riguardo, poi non mi, mi piacciono, non sono io, sono artefatta. Ma come si fa a schiacciare quel pulsante a guardare una telecamera e a parlare in, in modo sereno come quando si parla con i figli piuttosto che con un amico? È diverso, c'è questa macchina che. Che consiglio daresti? Perché lo chiedi a me? Io ancora Non oggi è che lavori con le forbici, formiche per una carta, cazzo? Io, ma io ci sono cose ancora oggi che non ho visto di me. <ride> io non mi guardo perché mi vedo. Ah, sì, ragazzi, allora abbiamo sbagliato l'intervista, eh, dobbiamo fare domande diverse a Vittoria Belvedere, perché quando io un giorno gli ho detto "Vit, vieni, vieni a insegnare da noi". Eh? Io? Non devo ancora imparare, ma non ho capito ancora, no, 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 non Vittoria, ma che cazzo dici, hai girato 100 film, teatro, tra l'altro bellissima l'ultima commedia, quella con Silvio Orlando, sei andata in tournée, cazzo, fai teatro. Ti chiedo, vieni no. a fare dei cazzo di esercizi, tuoi, tuoi improvvisione. Ma non gli esercizi, piantala lì. Ti faccio eh, un minuto non i tuoi firmati Vittoria Belvedere giù da porco. Ma nel momento in cui ci sono dei testi uno deve dirla arrabbiato, l'altro la deve dire sorridente. Le indicazioni, se tu vediamo, dovessi. Fare vediamo, una regia. vediamo, non lo so, vediamo. No, come, come si fa a stare? Da, ma chi, chi è che ha paura di stare davanti a una ma? Io pagherei, cioè per come sono fatta io per, per la mia timidezza, per le mie paure, ancora, che ancora oggi ho. Io vorrei star sempre davanti a una macchina, una camera. Come cazzo magari... no, che cazzo vuol dire? <ride> che cazzo hai detto? Io vorrei stare sempre, sì, certo. piuttosto Davanti che a una telecamera. telecamera, sì, <ride> perché? Ma come perché? Perché c'è un filtro, perché tu non vedi le persone. Ah. Perché, perché non. Tra... ecco come in questo momento in realtà no, c'è il filtro che è la telecamera che. È, eh... Eh, però tu sai che stiamo parlando per gli altri. Sì, però mh, per come sono fatta io, sì. se mi chiedi di appunto venire alla tua scuola e parlare davanti a un pubblico, esprimermi, eh, io piuttosto mi faccio ammazzare. Se invece mi dici fai un video, racconta e parla di te, eh, ma perché se sbaglio? Perché comunque in quel momento non c'è nessuno che mi sta giudicando, mentre il pubblico è vivo, è presente e ti giudica a, al momento. Quindi. Mm, non concordo, insomma, con, con questa critica, okay, ragazzi, questo. ce la risolviamo <ride> da soli. Eh, quindi, no, eh. ma tu mi stai dicendo. Non c'è nessun problema a parlare davanti a una telecamera perché no. sei da solo, perché puoi parlare, raccontare sì, delle cose. Cioè non, io perlomeno non la vivo come una, una paura la telecamera, proprio perché sono io e la telecamera. Non c'è nessuno in quel momento che mi giudica. È sempre il discorso che facevamo inizialmente. No? Non vuoi essere mio amico perché ti sto sul cazzo, è un problema tuo, non è un problema mio. Quindi la telecamera fa da filtro, non, in quel momento non c'è nessuno che mi sta giudicando poi quando uscirà e eh, leggeranno e eh, vedranno, mi vedranno sti cazzi oramai ho dato <ride> ok, Capito? tu sei costretta a fare costretta, okay. per i social tu fai video, sei presente nei social Io... ogni tanto sono costretta sì. ogni tanto mm. mi dimentico, sono poco social e mm. quelle poche volte che lo sono ho poi i miei figli che mi cazziano e mi dicono ma cosa hai postato ma cosa hai scritto, ma quant'eri brutta ma togli quella foto e quindi mi fanno venire i sensi di colpa mi fanno venire le ansie no? e... Ah, che li sti cazzi non vale, eh? Lì sti cazzi non va? No, sti cazzi, ma perché te lo dicono delle persone forse che, che ti piacciono di cose, no? E che, che ci tieni al loro giudizio, no? Perché sono i tuoi familiari, i tuoi figli, sì, però loro sono scato. in protezione perché poi comunque sei la loro mamma, gnocca, eh, insomma, che sui social, hai eh, capito? Sì, va bene tutto, però poi lì mi sento vecchia, mi sento inadatta, <ride> mi sento. Eh, sì, ma che cazzi. Cioè, gli stigazzi con loro non, non, non fa più effetto, no? Eh, ma mia figlia mi dice: Ma scusa, e eh, mandali a me che te le modifico, che te le faccio, guarda che occhiaie che avevi, guarda quante rughe che avevi, dico: Ma io sono così, ma chi se ne frega, cioè, ma, eh, no, mamma, dai, ti prego, eh. oppure, ma dai, mamma, ma cosa hai scritto? Ma cancella quella roba lì, come cancello, ma perché? Che cosa, gli hai... a che, che, che cosa gli hai insegnato tu ai tuoi figli a livello di comunicazione? Cioè, quali sono stati gli input Ma che hai cercato? insegnano a, a me? <ride> <ride> a ah, Che cazzo di intervista! Fabio, te l'ho detto che non la volevo la belvedere vedere, porca troia! <ride> Perché se non oddio Allora, ricominciava. Era. Quando erano piccoli. Colò, quando era Colò quando c'era Colò e Emma che erano dei caghetti piccoli e tu quando, loro venivano dicendo eh la mia compagna mi ha detto e tu cosa dicevi? Corca, non, qualcuno, non dicevi questo in calabrese, gli dicevi amore ma senti mio figlio che sta in prima media se, prima che arrivasse Natale sala, è, è stato bullizzato Ok? è stato bullizzato va. Allora. E tu dici no? Anche il bullismo è arrivato a casa nostra allora l'ho preso da parte e gli ho detto: Raccontami un po', amore, cos'è successo? Come ti hanno bullizzato? Mi hanno picchiato. Gli ho detto: Beh, e tu non hai saputo difenderti? Non gli hai dato un calcio? Non hai tirato un pugno? Non La ti mamma. sei ribellato? Mi ha guardato e mi ha detto: No, mamma, perché erano tre femmine e io le femmine non le posso toccare. Gli ho detto: Beh, in effetti c'hai ragione, amore. T Hai ragione, però un calcio negli stinchi per ma sbaglio, sono... per riflesso, potevi darglielo. Eh. Quindi io non... Cioè che, do, cosa do, devo dire ai miei figli? <ride> allora, scusa un attimo, Vittoria, chiedo aiuto a voi che siete presenti, vogliamo fare delle domande. Attenzione a cosa cazzo scrivete, ma... perché... qua I eh, eh, figli educano lei, lei la telecamera non gliele foto consigli eh. Eh. ma io te <ride> l'avevo detto che ero la persona più sbagliata a questo mondo. Sei sei che ma tu sei perfetta così come ti hanno disegnata Belvedere Belvedere senti qual è l'attore con il attore col quale hai, hai lavorato, con quale ti sei dai, racconti un po' di cazzi tuoi che tanto ci sentono solo il gruppo noi e il gruppo un nome, un attore con il ti sei trovata proprio be bene da parte Luca che lo so dai però Silvio <ride> Silvio Orlando? No, no, ma con tutti i miei colleghi mi sono trovata bene benissimo, no, tutti, eh, cosa ti devo dire? Eh, sono so. stati stronzi, sono stati tutti carini. Mi, mi hanno tutti aiutato, mi hanno tutti sostenuto. Eh, eh. Silvio Orlando. Sì, Franco Nero, non me li ricordo nemmeno. Poi. Dire. Ma di se li ricordi. <ride> Perché? Senti, ma tu sei una che perché hai fatto ballando con le stelle? Non lo so, ma che cazzo! Allora, perché ti piaceva la danza? Sei una che balla o oh no! Perché, no, mi divertiva molto il programma. Lo ammetto, eh. lo vedevo fra i reality, tra virgolette, eh. era uno dei pochi che avrei fatto con grande piacere laddove me l'avessero mai offerto, e così è successo. E, e mi sono divertita a un mondo, mi sono divertita a un mondo perché, perché è, è una trasmissione dove, a differenza di altre, eravamo tutte allo stesso livello, cara Silvia, ok? <ride> tu sai perché parlo così, perché ho patito invece eh, l'altra uh, trasmissione, tale, tale quale. quale. La patita perché hai patito più una che l'altra? Perché eh, ballando, ripeto, si partiva tutti allo stesso livello. Non c'erano dei ballerini eh, certo. famosi che par partecipavano al programma e poi eh, arrivavano in finale. Mentre eh, tale e quale, per quanto comunque si dicesse, ama ah, l'attore, perché poi imita, essendo un attore più bravo, entra nelle corde, sa prendere il cavillo di quel... No, perché se non hai le corde, se non sai cantare, eh, eh, non vai da nessun Vabbè, ma parte. tu comunque, non oh, arrivavi da due musicali. Pippi, eh. Arrivati da due musical e di ma tecnica, Pippi, da ma non puoi competere con un cantante, non si può. Ma quello sì, è, è un, un gioco. No, essere... L'errore sicuramente era invitare gente professionisti, cantanti. E vabbè, ma tu lì, che cosa ti sentivi? Inferiore? Minchia. Ma... Oh mio... <ride> <ride> Ognuno dà quello che ha. E ti, fa, no, ti il cervello <ride> per morire. Quando posso me. iscrivermi ai vostri corsi? Esatto, alla fine andrà così. Fanculo, ah. Ah. Fabio. Manda i no. link a Vittoria. I link. Sì, Va Cosa bene, no, loro, no. Poveracci. sono esausti di questa intervista. Ma sono esausti, non è che sono esausti, erano felici di sentire così una donna simpatica come te, amore, perché tu sei troppo. Sei stata bravissima anche a tale quale, t'hanno scritto. Rompi, balle, perfezionista di mero, fantastica. Alice, del no, paese delle una... meraviglie. Eh? Alice nel paese delle meraviglie. Alice nel paese delle meraviglie. Assomiglia da Alice nel paese in quello che, che dici e come lo dici. Io, tu che hai fatto? Ma io no, non l'ho fatto. Questo <ride> <ride> un po' così. Sì, è vero. Ah, qualcuno dice: Tirate fuori un po' il borracco. Che ora? Alice nel paese. <ride> Siete fantastici, siete uno spasso. E io che pensavo di imparare qualcosa questa sera. Mi dispiace. Però vi si... sto divertendo un sacco. Mi Forse dispiace. anche meglio. Mi dispiace. Ma va, va, amore. Adesso dico la verità. Non ce la faccio più, guarda, sono veramente piegata. Allora, adesso vi dico la verità. Questa donna. Questa donna. <ride> cosa ho fatto che mi Beh, avevo fatto anche, tu hai fatto anche un caso di coscienza, un sacco di, hai fatto sì. anche un sacco di, no? di queste cose. Ma serie. Questa, donna, questa donna che mi ha insegnato a cantare e, e, fa e mi ha insegnato anche tante altre cose, oltre ad accompagnarmi in questo bellissimo percorso, nei due musical che, che, che ho fatto nella mia vita. Ehm, Ora, che cosa volevo dire? Appunto, <ride> per quello che co cosa volevo dire? fa le torte salate come pochi fanno in Italia. Non volevo dire una cosa importante e me l'hai fatta passare via. Cosa città stavi città dicendo di, di me perché ti ho attaccato? Cosa stavi dicendo questa donna? Cosa stavi dicendo questa perché donna? Perché ho detto un caso di coscienza, serie lunga. Mm -hmm, poi ma stavi per dire anche tu qualcosa e io ti ho interrotto. Stavo dicendo, ho fatto anch'io la, la fiction delle... Ci siamo trovate neanche forse sul set o no? No, come non ci dice? siamo mai incontrate sul set, no, no, Ma non ci siamo ricordo. mai incontrate. No, io comunque, in realtà, grande lezione di vita, di come si dovrebbe realmente vivere, Alfio Bucaro dice, cioè, che non ci si rappresenta solo perché si fa, capito, una professione, ragazzi, vi vedere così, e il mondo, secondo me, non lo sa, cioè, chi vede, dovrebbe vedere che è super gnocca, che poi è sempre più gnocca sai non so sarà il fatto che vivi con questo fico comunque ehm, ma cosa super dici? super no, insomma no quindi bella elegante sempre sorridente insomma così e chi la vede no chi ti vede a parte che eravamo insieme <ride> per la strada e ti hanno presa per per chi mi hanno presa dai. per, per ehm... dai che la sai che si è avvicinata a so. uno? ah sì, Margherita Bui ah ti hanno preso per Margherita Bui. Bui. Si è avvicinato qualcuno e ha detto: Signora Bui, posso fare una foto? E lei ha detto: Sì. <ride> non ha detto, sono la belvedere vedere, ma Google. No, ha detto: Ma certo. E io l'ho guardato e detto: Che cazzo dice? E Lei c'era contenta. E sento, <ride> sì, disagio, se ci dico che non la sono, <ride> questo sono arrivata a casa e ha detto: Guarda la foto della Bui, no, questa è la belvedere ma uno, ma invece uno è venuto proprio con la foto e mi ha detto sei questa, vero? ma non, era, non ero io nella foto non ero io ed era Margherita Bui cioè un altro è venuto con la foto di Margherita Bui e mi ha detto sei tu, vero? e io guardo e faccio no dai sei tu, vero? non <ride> fare la stronzona su, avanti ma sì, guardalo non fare la stronzona e io proprio così no mi fa "Beh, non me lo vuoi dire ma sei tu". Ho detto, "Vabbè, ma sì, l'astrologi". Senti, bravo. ci sta seguendo anche Patrizia Pellegrino che ti fa un sacco di complimenti. Eh, un bacio Dice a che sei elegante, meravigliosa, simpatica, insomma, un altro angelo meraviglioso. Patrizia una sera ti voglio intervistare, chissà che hai qualcosa da dire. Eh? eh. Senti, Vit eh, anche Silla ti saluta eh, un bacio, Silla. Non è quella che ha detto: Tiriamo fuori il, il burraco. Il Cene <ride> meravigliose. Adesso ti faccio un'altra domanda perché non vorrei lasciarti andare via così. So. Voglio vedere che cazzo mi combini se parlo di altro. Eh, intanto mi sono segnata qualcosa. Eh. Uh, va bene. Va bene. Sì, questo te l'ho detto. Ma non è, non è vero che tu ti sei scritta alle domande? Ma figurati, mi conosci secondo te vi scrivo le domande? No, però sono andata veramente a vedere la. Ecco la... cosa volevo dire. Ne, non, questa signora qui non sapeva, non conosceva la mia biografia. Ti rendi conto? Lei non sapeva chi fossi, lei Quando non sapeva ci siamo che cosa ne, ma, ma, ma mi hai detto prima poco prima di iniziare a fare l'intervista: Mi hai detto, ma però non sapevo che avevi fatto tutti questi film. Beh, no, non sapevo. Adesso ma... non che le giornate di questo, che cazzo ha girato la vittoria? Bivedeva? No, io preferisco sentirti che ci raccontiamo delle cagate. Però è vero che tutte le volte che mi arrivava un personaggio un po' di, di rilievo, e non, e, beh, lo, so, e, e lo so, lo so, lo so e quindi anche tu quando sei arrivata io non, non sapevo perché vivo su Marte non perché tu non sia famosa quindi all'inizio ti incazzavi all'inizio dice scusa non è veramente cioè, no è non dire cazzate non mi incazzate cioè, quello sai che no non è vero non, non ho mai detto una cosa del genere. sei tu, amore non sei tu no no ma lo so non è nel tuo carattere però io sono andata a vedere tutta la filmografia e ho detto: Cazzo, io ho 55 anni, lei quanti ne ha per aver fatto tutti questi cazzo di film? Scusa, Io hai... ne ho. Tra poco ne faccio 49. Amore, che bella Amore. che sei. Sono Una beccia. delle poche donne che dice la sua età, che ne le foto un cazzo. Ma, ma a, a te dà, dà fastidio invecchiare eh? l'idea di invecchiare? No, non mi dà fastidio invecchiare. Mi fa paura la morte. Ma dai. Sì, ma mi fa paura perché Perché mi piace la vita, Ok. e mi gira il cazzo dovermene andare solo per okay. quello. Okay. Perché più passano gli anni e più, apprezzi, e più apprezzi la vita, no? Apprezzi ogni giorno quello che fai. Eh, ogni minima cosa che dici, però vedi, questa cosa i figli, il rapporto con i figli te lo godi. Anche l'uscire a cena con tuo marito, no? che prima si usciva, si faceva baldoria, però era tutto molto più leggero, tutto molto più spensierato. Si dava meno peso alle cose. O forse perché questo COVID ha fatto sì, ci ha fatto un po' riflettere, ci ha fatto ritrovare, ci ha fatto pensare a quello che avevamo e a quello che non abbiamo più. Ecco, questa cosa qui, se oggi mi dici hai paura della morte, non ho paura della morte, mi, mi starebbe sul cazzo andarmene adesso. Ma no, adesso muore, no? No, però sai quelle cose, no? Dice, oh povera, eh. ti ricordi Vittoria, ma ieri sera stavamo, a prendere… Eh, è stato un attimo. È eh. stato un attimo. Eh, <coughs> eh, eh, quel, 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 quando ti hai preso il COVID, ti sei cagata addosso, no? Quello no. No, non mi sono cagata addosso. Chi si è cagato addosso, mia figlia e mio figlio, che ci hanno insultato per una settimana dicendo che eravamo degli incoscienti, perché, non... perché io poi sono andata a dormire con il piccolino, perché in realtà è il piccolo che ha portato a casa il virus, no? Perché l'ha preso pare a calcio. Però che fai? Lo tieni isolato? Lo chiudi in una stanza? Io non me la sono sentita all'inizio, stavo anch'io con la mascherina, poi comunque dal lunedì che sono risultati sono venuti fuori i sintomi. A tre giorni prima, che non aveva nessun sintomo, eravamo nel letto insieme il piccolo. Quindi comunque ho detto l'avrò preso, poi sarò asintomatica, non sarò asintomatica, Insomma, non l'ho lasciato da solo. Io sono andata a dormire col piccolino. Tre giorni dopo che ci ho dormito insieme, ho iniziato ad avere anch'io influenza, certo. catarro, mal di testa però mh... quindi si apprezzano di più delle cose sicuramente sì. dopo questo periodo sicuramente si apprezzano di più ma mh, la morte ha un nome sbagliato perché non è una fine ma un continuo della vita silvia vittoria deve fare un percorso con me e poi alla morte dirà ma ah, è nadia Leroy" e poi alla morte dirà ma sti gran cazzi perché nadia si occupa anche di queste cose, qua, insomma, di raccontarci che cosa accade. Ma io devo dire, se, fammi la domanda, che così non parlo eh, come se volessi parlare di me. Te, tu hai paura della morte, Silvia? No, eh, per cazzo, per cazzo <ride> andiamo avanti. Sono stanca, di schiacciare un pulsante e arrivare a 86 anni domani mattina. E quindi ciao, le due mari a tutti? No, no, ma sei stanca? No, cose. nel senso che le cose così intanto andiamo, via andare. Eh, no, eh, ma. Voglio dirti che, eh, vabbè, tu sei comunque una donna piena di interessi, poi ti piace cucinare, cioè comunque una, sei una donna che non è che aspetta che arrivi la fiction o la scrittura, cioè tu quando sei a casa stai sul pezzo. No, no, io sono una tipica, atipica, cioè io non sono lì che aspetto il telefono che squilla, oddio sono dieci anni che eh, non, non, non sono più in televisione, non faccio una fiction, non... È vero che poi sono, cambiano, ci sono nuovi giri, nuove, nuove leve, vai a sapere quali sono i meccanismi strani del nostro lavoro, però, però io sono, sono una donna come tante altre, io sono una che cucina, che si occupa a fare la spesa, va dal fruttivendolo, e mi piace andare a comprare il pane perché mio marito vuole la focaccia, adesso sto imparando a fare il lievito madre e quindi... <ride> e quindi l'Ontario ha detto ti ringrazio già anticipatamente lo di dico anche parla. a tutte le persone che ci stanno sentendo ecco che insomma non, non, ti... io vi domando ragazzi sta facendo quindi potete poi vi darò l'indirizzo di Vittoria <ride> no, non... una... e tu come ce lo confezioni perché siamo 2000 e passa come ce lo confezioni per allora intanto è nato da due giorni quindi ancora non posso confezionare niente ora da spezzare certo Dobbiamo aspettare minimo un mese. Ah, okay. Però detto questo, insomma, sì, sono una che poi va a camminare a Villa Borghese, visto che adesso le hanno chiuso anche le palestre. E <ride> amo cucinare, insomma, sono calabrese. Tutti gli però il rapporto, gli... rapporto con lo specchio: sei calabrese con l'H, mamma mia. Ma però il... voglio sapere questo: il rapporto con lo specchio, una gnocca si guarda allo specchio intorno ai 45 e dice, Cazzo, e non sei una gnocca? Adesso sei... vado a farmi di Botox. Ma non è vero. Ma tu non sei una così. Ma io ho la fobia degli aghi. che Cazzo dici? Degli aghi? <ride> che sfiga! <ride> io ho la, la, fobia la fobia degli aghi. Io svengo con un prelievo. Io devo fare i prelievi per controllarmi la tiroide, pur non avendola più. Insomma, i vari valori. Eh? Non ti dico da quant'è che non faccio un esame del sangue perché ho paura. Eh, del perché non me lo dici perché ho paura che faccia Pandan con la mia data. <ride> Andiamo insieme, vi! Andiamo insieme mano nella mano. Dai, andiamo insieme a fare il premio. No, che rapporto ho con lo specchio? Mi guardo come tutti, cioè la mattina si lava la faccia, si lava i denti. No, però? Guarda con più attenzione se deve truccarsi, punto, e basta. Sì, mi eh, c'è la depressione, e... oddio. Dico, adesso vado a comprare quella crema lì nella speranza che faccia i miracoli. <ride> non è vero un cazzo, ma va bene così. Chi se ne frega? Ah, infatti, amore. Per quello che sei bello aspetto i nipoti però mio figlio che è già fidanzato Lorenzo da due anni con una norvegese gli ho detto aspetta però eh, nonna adesso no, eh. no scherzanetto e poi mi chiamo Vittoria anche per il cucciolo che nasce <ride> <ride> mi far chiamare nonna Senti? no così no eh, dobbiamo molte cose belle da fare insomma si lavora anche di là ah, allora le, Nadia Leroy dice che di là c'è da farsi un culo così allora non voglio andare neanche di là sì. eh no va bene senti Vittoria io vorrei poi sapere perché vorrei pubblicarlo dentro a questo gruppo la data di quando riparterà lo spettacolo in teatro che è esilarante bellissimo io l'ho visto quindi vorrei che fare un charter e venirti a vedere no, assolutamente Prima, un bel ma lo mando io grazie secondo perché poi almeno andiamo tutti a cena tutti insieme sì, assolutamente me. il teatro è bello anche perché poi si fa baldeoria tutti insieme cioè esatto. certo. Quando, quando riparte? Nella speranza che i, i teatri riaprano presto, dovremmo ripartire mh, con la prossima stagione a questo punto, no? Perché gli spettacoli bisognava venderli tempo fa, e però col fatto che hanno chiuso i teatri hanno sospeso tutto. Dovremmo ripartire a ottobre prossimo. Eh, beh. Eh dai, speriamo, tifiamo eh. andiamo avanti, aspettiamo, vediamo che cazzo succede ruoli drammatici o comici sono, ti, preferisci? comica, comica. Sì. io mi sono scoperta comica quasi 50 anni e, e voglio continuare su questa onda, nel senso che mh, per tutta la mia vita ho fatto gran parte delle, dei miei film eh, ruoli drammatici o quella dell'antipatica o della viziata, di buona famiglia poliziesca eh? La Poliziotta, Poliziotta, sì, sì, però insomma comunque sempre tormentata. No? Una persona mai per fortuna mai principessa, però e, e invece il teatro mi ha dato l'opportunità lo, di, di scoprirmi come attrice comica, eh, che è molto più difficile. È molto più faticoso far ridere, eh, però mi diverto un mon mondo, tu lo sai, io sono, sono un po' giamburrasca, io sono un po' la cazzara del gruppo, quella sembro tutta così precisina, precisetti, non è vero niente, Silvia lo sa, insomma. <ride> ehm... L'aspetto non mi rappresenta in eh verità. No, tua, no, io, io mi accendere. sento adesso senza offendere, mi sento ecco. No, in questo caso ho un padre che faceva il muratore, mi sento una muratora. <ride> io sono così ecco. da bosco Senti. e da riviera amore, da, da bosco sei. e da riviera, sì, sì. Tutta Quindi vita. tutta la vita ruoli comici, basta, voglio vivere, voglio ridere, è voglio certo. ridere, voglio divertirmi perché? Bene, perché no, la vai vita vai. è bella. Eh, Verrai a insegnare da noi quindi i tempi comici tutte queste cose qua che ormai ti appartengono quindi vieni a insegnare da noi ah fa la merda <ride> dai vabbè poi te lo spiego a parte che cosa vieni a fare vedrai che poi vieni fin quando non riaprono i teatri tutti a casa di Silvia e lo spettacolo lo facciamo lì tanto Silvia è d'accordo vero? certo ma poca per un attimo, mia... io avevo detto Grazie. alla mia produttrice, mettiamoci, no, ho detto dai, allestiamo un, un palco volante, registriamo e lo mettiamo in streaming, poi in realtà, insomma, credo che sia una cosa complicata che va oltre sì. l'essere… No, è streaming. stato fatto come esperimento, ma manca il pathos, manca… Sì, no, dai, poi. su bisogna andare a teatro con gli attori veri e bisogna cioè, con, gli, con gli attori vivi presenti e con il pubblico che ti guarda e ti applaude. Ti... Ah, sì, c'è l'energia, no? si, scambia. Non si può, sì, Non si può. Non si può, sono d'accordo. Grazie per questo regalo reale, emozionante davvero. E comunque una lezione soprattutto per una come me che mi vedo abbastanza in questo tipo di atteggiamento, stan Daniela Stan, è una nostra. Eh, di, della Brava. nostra family, insomma, di questa bisogna family. essere positivi nella vita, sti cazzi di quello che pensano gli altri. Ecco, il sunto della, della cosa è questa per Amore, scusa. No, sti cazzi, me l'ho visto, me l'ho intravisto, lo vorrei. Grazie Power oh, speaking. Ma... Sti cazzi? Eh, sti lo vuoi? Grazie. Se, magari, grazie. Eh, anche se l'ha sì. sentito, vedrai ah, oh. <ride> va bene. Vabbè, io ti lascio andare, ti lascio andare, Vit. Anche ma perito su che mi aspettava per un film. Mi Ha detto "Ma sì, ma guarda, è una chiacchierata fra amici, non ti preoccupare, una mezz'ora". È stata questo, eh? eh sì. È stata no, quello sì, una chiacchierata fra amici, sì. E eh certo, no. Eh, eh, sì. Era sì, bello no. tuo marito, perché tutte le volte che ci incontravamo e tu studiavi, ti facevi in culo così, provavamo le cose, così la fatica lui mi diceva non ho capito perché da quando ti, lui, lei studia con te lei è peggiorata diceva, Vaffanculo, a Vasco <ride> una fatica faceva! Oh. no però sì ecco è anche di, di, di grande spirito mio marito per fortuna sì, non è no, Un cazzarissimo non potevate cazzarissimo che sì gnocca fuori questo lo vedono tutti ma tanto tanto gnocca dentro e questa è una piacevole scoperta che ho avuto il privilegio di fare stasera e per questo ve ne sono grato, grazie Vittoria, e grazie Silvia. Chip, grande, grande Beppe, grazie, ma amore cioè hai un sacco di fan, ma quindi fai l'attrice davvero? Ti conoscono, che <ride> cazzo sei famosa? Eh? Ma cazzo, ok amore. Ti lascio, ti ringrazio, salutami la Family, poi vediamoci. Noi magari prima così ti do il braccialetto e tu mi porti il madre, il lievito madre allora, intanto, prima che eh, diventi pronto, eh, deve passare un mese. Noi facciamo in modo di non far passare questo mese. No. È vero anche che questo lockdown, zona rossa, zona verde, zona, zona gialla, e, mm, non capisco. Io non niente. capisco perché. È lo so, allora, guarda. facciamo una cosa. Te ti metti in una bella routine <coughs> elasticizzata con le scarpe da tennis eh, e parti sì? da casa tua. Io sì. parto da casa mia e ci incontriamo, sì. non so la di Rienzo a Piazza di Spagna Aderente deve essere la tutina, sì, no? perché, perché quando è rossa, eh, tu puoi andare a fare sport, hai capito? Ah ok. Allora ne cerco una di quando ero piccola. <ride> la mento bella <ride> che aderisca. Va Tutto bene, mi amore, grazie infinite, Vit. Grazie e Vipi, insomma, grazie sono tutti molto innamorati e anche Francesco Donini, baci a tutte, scrive. Baci Francesco. Grazie, grazie, grazie a tutti, grazie a voi. Grazie Insomma a te. un sacco di messaggi, un sacco, un sacco dedicati a te. Quindi grazie, stasera ho capito che sei davvero famosa. Questo mi fa piacere. Scusate. <ride> Ti Ciao, voglio amore. bene sister. Ciao amore. Ciao amore. Ciao, amore. Ciao, amore. Grazie. Eh, non grazie. solo a casa anche a loro di facebook salutali no grazie saluta tutti a casa ma eh, adesso salutava anche saluti a tutti a casa no a casa ah, adesso... ah, su facebook tu sei scemo <ride> <ride> posso morire non perché mi... guardi sei tutta che incolata va bene Grazie, Vittoria. <ride> Grazie a tutte, voi ragazze, che la sopportate. Perché veramente vi faremo un monumento. Vi farò un monumento. Perché simpatica, sì, ma due coglioni. La nostra Gavarotti. <ride> <ride> Scherzo, Basta. è una persona che mh, sono felice di aver conosciuto nella vita. Aggio. E spero, insomma, che, che, che mh, non ci perdiamo ecco, tutto. Ma, ma... sono di quasi otto anni, vuoi dire che ci perdiamo adesso? Figa. Manco, col, ah. manco col Covid, ma no, vedrai, vedrai, eh, Pure delle a morire rispie. fino a lui questa quando morire. insegnerai da noi alla sera che ti farai queste due orette insieme, giochiamo con esercizi, improvvisazione teatrale. So, guarda, già ti vedo entusiasta. Ti chiamo domani, ti spiego bene come funziona. Mi raccomando, ciao a tutti e grazie a tutti, buona serata. Ciao Vit, grazie a te. Grazie ciao amore, <ride> <ride> È andata così perché io lo sapevo che intervistare Vittoria Belvedere eh, doveva andare per forza così, una meraviglia, una meraviglia, la, la, la verità. Allora, se una così si definisce timida, va bene, no? La prossima, la prossima intervista non bevo, <ride> giuro, ha <ride> scritto. Oddio che ridere. Va bene, meraviglioso, no? Quindi... Boh, ci sarà bisogno di essere così artefatti per stare al mondo e, e, pi e piacere agli altri. Secondo me, mh, vale la pena veramente liberare chi siamo, perché secondo me gli altri ne godono di più. E una cosa della quale sono certa è che tutti gli esseri umani hanno l'ironia: ce l'hanno chi è un pochino più sviluppata magari non osa manifestarla, ma ce l'abbiamo tutti e allora mettiamo di base intanto la leggerezza e il fatto di divertirci e di, di ricevere a seconda di quello che arriva e godere delle cose che ci sono e nella comunicazione è fondamentale non rappresentiamoci siamo molto più fichi così come siamo davvero Io ringrazio Fabio e ringrazio tutti voi grazie di tutti i messaggi e, e di tutte le cose che insomma Avete scritto e di aver passato del tempo così con noi a questa intervista molto, molto, un po' così bizzarra e come quelle che di solito riusciamo a fare. <ride> grazie a tutti, ragazzi. Buonanotte. e Ci vediamo domenica prossima, che è un altro circo Barnum che non voglio dirvi niente. Comunque, domenica prossima ho già prenotato un bel elemento da intervistare. Vi abbraccio. Grazie. E ci vediamo qui, e con molti di voi ci vediamo in aula. Un bacio, buonanotte.